Stefano Sottili, ex tecnico di Viterbese, Arezzo e Carpi, parla del girone C di Lega Pro e dell'Avellino di Piero Braglia. Bello, bello ancora di più, non solo per il valore delle squadre, ma perché finalmente è tornato il pubblico. Quindi ci sono piazze, stadi, seguito di tifoseria che lasciano pensare più a una B2 che non a un girone di Serie C. L'allenatore toscano ritiene la sfida del Veneziani tra Monopoli e Avellino un crocevia importante per i lupi, ma è anche convinto che questo match arrivi al momento giusto. No, è presto, però i punti persi comunque non vengono più recuperati. Quelli lasciati per strada rimangono indietro, quindi comunque forse capita proprio la partita giusta, perché le squadre di valore, come ritengo sia l'Avellino, con uno staff tecnico di altrettanto valore, in certe gare riescano a trovare quel qualcosa in più. Ritiene che Braglia, dopo la sfida di Coppa Italia, con le sue parole abbia toccato le corde giuste nei calciatori biancoverdi. È arrivato. Sono straconvinto che sia arrivato forte e chiaro. Su Di Gaudio, con cui ha vinto un campionato a Carpi, è chiaro: il palermitano può spostare gli equilibri. Senza dubbio, li può spostare. Allora, prima di tutto è bravissimo ragazzo, oltre che un ottimo professionista, sulle qualità non mi ci devo certo soffermare, qualità calcistiche, tecniche non mi ci devo certo soffermare, io credo che lo abbia dimostrato ampiamente. È un giocatore che spesso ti incide nelle gare, non solo giocando al primo minuto, ma anche a gara in corso, anche in categorie superiori. E sul momento no degli attaccanti irpini dice: sembra un paradosso, ma poi l'attaccante vive del gol, allenandosi e lasciandoli sereni. Non credo che certi giocatori che ha in rosa l'Avellino abbiano perso l'abitudine o la vena realizzativa.